Grande Tiziano Ferro, che tra l'altro ha dichiarato in un'intervista di essere fan di Raffaella Carrà. 16.44 Network, siamo in diretta da Campo Calabro, Erotica Tour 2009. Francesco, allora. La prima delle quattro serate di Erotica Tour 2009, senza dubbio iniziata sotto una buona stella, sta arrivando un po' di gente, ma poi fino alle 4 del mattino voglia arrivare gente. Noi abbiamo un altro angelo qui sullo Stargate. Ciao Valentin, benvenuta. Aspetta che ti dobbiamo dare il segnale. Allora, un attimo solo, vediamo di capire. Ci sei? Sì, ok. I nostri tecnici stanno prontamente microfonando Valentin, perché avevamo soltanto 40 secondi da quando è salita. Allora sai, 20 secondi per riprenderci. Non è facile. Non bastano. 20 secondi un attimino per riprenderci, perché noi siamo uomini di mondo. E poi non vi faccio nessun effetto, però di come? No, noi siamo mentitori da competizione. Ah, sì, eh? Tu, come diceva Totò, resusciti morti. Meno male, ancora, sì. Ma come ancora? Valentin, senti, e tu da un po' di tempo che sei nel mondo dell'arno, nonostante sei giovanissima, bellissima, strepitosa. Grazie della giovanissima. Dicevo la stessa cosa a Luana prima, voi siete state un attimino le pioniere dell'art in Italia. Sì, infatti. E quindi vi sentite questo scettro di aver portato in Italia anche il mondo dell'arte. È diventato veramente uno show business importante, vero? Sì, in effetti sì. Tu fai parte in questo momento di quale etichetta? Perché sappiamo che produci anche... Cioè, no, io no, non produco, io ancora giro i film, ho la mia casa di produzione che è la Factory Project, che sarebbe la Showtime di una la volta, Showtime, adesso è passato a Factory Project, sì. Senti, il mercato dell'hard risente di internet oppure molto? Sta andando a vele? No, no, ne risente molto, perché ovviamente da internet ormai scaricano tutto, come sapete, vedono i video... Già, io ogni tanto giro il film e fanno, ah, l'ho già visto in internet. Senti un po', l'art italiano sta tirando fuori un bel numero di nuove leve, sia per quanto riguarda i maschietti che per quanto riguarda le femminucce. Sì. Quindi è da dire che stiamo proprio occupando una fetta di mercato a livello mondiale. Sì, sì, poi sai, in Italia comunque la pornostar è curata in un certo modo, a differenza dell'estero che sono in tante e non sono curate come siamo curate noi. Qui diventi un personaggio generalmente, certo, perché certo. Fai anche televisione, quindi alla fine... E qui subentra anche un po' di rivalità, eh? Visto beh, un po' di rivalità c'è. Io devo dire che non mi lamento, perché lavoro ancora tantissimo. Certo. Apprezzo molto tante ragazze giovani, che tra l'altro qualcuna l'ho quasi scoperta io, quindi mi fa piacere. Senti, ti è mai capitato che qualcuno ti fermasse per strada e ti chiedesse, senti, ma come si fa ad entrare? No, tutti, ma non solo per strada, mi mandano le mail sul sito, ah, sì, continuamente, sì, sia uomini che donne. Io dico sempre ai maschietti che non è facile però, beh, perché beh, pensano, no, pensano che sia semplice, capito, ma non è così, è dura. Io veramente dura. Darei un premio, un grande premio agli attori, ai porno attori, perché la donna è più semplice, capito? La donna più o meno ci deve mettere la faccia, l'uomo è... Sono più gli italiani o gli stranieri? Che... Uomini. No, uomini sono più stranieri, in Italia ce ne sono pochissimi, sono due o tre che lavorano, il resto sono tutti stranieri. A quelli italiani in gamba qualcuno è rimasto? Sì, dai, adesso c'è Omar Galante, che lui va forte, poi Marco Nero, che io tra l'altro giro sempre con loro, perché comunque poi alla fine sono sempre un po' gli stessi, capito? Senti, ti è nata anche a te per passione questa... A me è nata per passione, anche se io vengo da un passato di erotico, perché ho fatto 30 film erotici, Tinto Brass due volte, ho lavorato con Pamela Prati, Eva Grimaldi, insomma ho tutto un passato. Ecco chi era, aspetta, che film hai fatto con Tinto? Con Tinto ho fatto Paprika e Snack Bar Budapest. Oh, maestro. Il maestro. Avevo sempre il caschettino così e mi si riconosce molto dal sederino, più che altro, perché lì la faccia non è che si vede molto. No, ma tu vabbè lo sai, è inutile che te lo dico. Ma quante ore di palestra al giorno fai? No, non tantissime, ne faccio una tutti i giorni da 20 anni, e questo insomma serve comunque. Beh, il movimento fa sempre bene. Fa vero? Sempre bene, il fisico si mantiene. Senti, sti ragazzi dentro come l'hai visti stasera? Ben disposti allo spettacolo? Sono ben disposti, devo dire un po' tra virgolette imbarazzati, perché forse magari è la prima volta che c'è una manifestazione del genere, quindi magari non sanno bene di cosa si tratta, allora ti chiedono, sono ancora un po' impreparati, ma noi poi piano piano durante la serata li scaldiamo e... Sciogliete il ghiaccio come si sciogliamo. E li aiutiamo, sì. Sciogliamo gli iceberg pure. Stasera si scioglie ugualmente perché fa caldo, però noi aiutiamo ancora di più. Senti, che ruolo ricopri tu nell'erotica tour? Vabbè, io nell'erotica tour ho il mio stand con Luana, dove facciamo gli autografi e tutto il resto, e poi faccio lo spettacolo sul palco
In più ci dovrebbe essere questo letto di Putin, non so se ma lo... che cos'è questo di... Ma è un letto dove facciamo uno spettacolino, diciamo, siamo io, uno stripman e un trans, facciamo questo spettacolino, però niente di... Insomma. A che ora? Voi ti interessa più il letto di Putin o il mio spettacolo sul palco? Ma vengo a vederti dentro, dai, inizia dopo la mezzanotte, dai. Alle 11.40 lo spettacolo sul palco. Perfetto, quindi ti becco dentro. Va bene? Dai. Va benissimo, grazie Valentino per saluto. Il tuo intervento sul 54, lo facciamo un paio di foto e poi ti rimandiamo nella box. Va bene. Erotica Tour 2009. Un bacio a tutti. Vi aspettiamo, mi raccomando, numerosi. Arrivano Renato Zero e Mario Biondi su Studio 54 Network.